Alleviare la congiuntivite, i migliori rimedi naturali. Con il termine congiuntivite si intende l'infiammazione della congiuntiva, la membrana mucosa che ricopre e lubrifica la superficie degli occhi. È composta da piccoli vasi sanguigni che possono irritarsi, soprattutto quando sono esposti all'azione di microrganismi, particelle presenti nell'aria o sostanze volatili provenienti da prodotti chimici. Il sintomo principale della congiuntivite è un vistoso arrossamento degli occhi, quasi sempre accompagnato da bruciore, prurito o vista offuscata. Sebbene non sia una condizione grave e tenda a scomparire dopo qualche giorno, è sempre meglio non trascurarla per evitare complicazioni. Per alleviare la congiuntivite, è possibile ricorrere a diversi rimedi di origine naturale che ne riducono i sintomi e accelerano la guarigione. Abbiamo selezionato per voi i migliori 5, teneteli presenti in caso di necessità. Rimedi naturali per alleviare la congiuntivite. Infuso di semi di finocchio. I composti antinfiammatori e antiossidanti dei semi di finocchio riducono l'irritazione della congiuntiva, fornendo sollievo dalla secchezza oculare e dal bruciore. Ingredienti: 1 tazza di acqua, 250 ml, 1 cucchiaio di semi di finocchio, 10 g. Preparazione. Portate a ebollizione una tazza d'acqua, quindi aggiungetevi i semi di finocchio. Fate intiepidire l'infuso, per poi lasciarlo raffreddare in frigorifero per un paio d'ore. Trascorso questo tempo, filtratelo. È pronto per l'applicazione. Usate l'infuso per sciacquare gli occhi, 2 o 3 volte al giorno. La calendula è una pianta dotata di proprietà antibatteriche e antinfiammatorie che possono aiutare nel trattamento degli occhi infiammati e secchi. Applicata esternamente, è una buona soluzione per alleviare la congiuntivite, calma l'infiammazione e blocca la proliferazione dei batteri. Ingredienti: 1 cucchiaio di fiori di calendula, 10 g, 1 tazza di acqua, 250 ml. Preparazione. Versate i fiori di calendula in una tazza di acqua bollente. Lasciate riposare per 20 minuti. Imbevete 2 dischetti di cotone nel liquido e applicateli sugli occhi. Lasciate agire per 10 minuti. Ripetete 2 volte al giorno. La patata, infatti, è un rimedio ideale per alleviare la congiuntivite, perché calma anche il rossore e il prurito. Ingredienti. Preparazione. Pelate la patata, lavatela e tagliatela a fettine. Mettete le fette di patata a raffreddare nel frigorifero per 2-3 ore, fino a quando non saranno ben fredde. Applicate le fettine fredde di patata sugli occhi. Non appena si intiepidiscono, sostituitele con altre 2. Tenetele sugli occhi per 10-15 minuti, una volta al giorno. Il tè verde contiene sostanze antiossidanti che aiutano a proteggere gli occhi dalle aggressioni da agenti chimici, sole e batteri. Applicato tramite compresse, migliora la circolazione locale e allevia l'irritazione della congiuntiva. Ingredienti: 1 tazza di acqua, 250 ml, 2 cucchiai di tè verde, 20 g. Preparazione. Mettete a scaldare una tazza d'acqua e quando comincia a bollire, aggiungetevi il tè verde. Lasciate riposare l'infuso nel frigorifero, fino a quando non sarà ben freddo. Imbevete 2 dischetti o batuffoli di cotone nell'infuso e applicateli sugli occhi. Lasciate agire per 10 minuti.
ripetete due volte al giorno. La purea di mele tiepida riduce l'infiammazione della congiuntiva. Migliora la circolazione dell'occhio e ne aumenta la lubrificazione. Come risultato, diminuiscono l'arrossamento e il bruciore. Ingredienti: 1 mela acqua, quanto basta. Preparazione. Tagliate una mela a pezzetti e metteteli a bollire in abbondante acqua. Una volta ammorbiditi, toglieteli dall'acqua e schiacciateli con una forchetta fino a ottenere una crema densa. Lasciate raffreddare per 15-20 minuti. Mettete un po' di questa crema su un panno pulito. Applicatelo sugli occhi chiusi. Lasciate agire per una decina di minuti. Ripetete l'operazione due volte al giorno. Scegliete il rimedio che preferite e combattete i sintomi della congiuntivite. Evitate, infine, di prestare e prendere in prestito oggetti personali come i cosmetici, poiché alcune forme di congiuntivite possono essere contagiose.